Ciao, qui è Riprandi ed oggi parliamo dei personaggi prodotti da Kenner nel 1992 per Batman The Animated Series, la splendida serie animata che ha segnato la storia dell'animazione televisiva. Ma non è la prima volta che ne parliamo, infatti abbiamo già recensito qui sul nostro canale Batman Combat Belt, la versione base del protagonista della linea, con la sua Batmobile. Trovate questo video insieme a mille altri dedicati ai giocattoli vintage qui su YouTube. Cercate Riprandi, il nome di un giocattolo, e beh, ce ne sono tantissimi. Stiamo recensendo la nostra collezione di giocattoli, per lo più vintage, e si tratta del vero vintage. Niente ristampe, noi non aspettiamo che sia una multinazionale a decidere di cosa dovremo parlare. I tre pupazzetti protagonisti di questo video, poi, il Combat Belt che vediamo adesso è il nostro secondo, è una storia a parte, beh, loro tre occupano un posto speciale nel nostro cuore, sono con noi da più di 30 anni. Nel 1993, quando uscirono sul mercato italiano, avevo i miei 11 anni, andavo per i 12, il nostro fratello più piccolo, 3 in meno di me, la situazione economica era difficile per noi, siamo una famiglia numerosa e in sostanza fu il fratellone, quello che fa il video qui con me, a pensare al nostro Natale. Mise da parte le sue paghette e ci fece questo straordinario regalo. Sono ancora con noi, sono molto speciali. Il soggetto di questa linea di giocattoli, Batman The Animated Series, è in realtà molto importante e meriterà un video interamente dedicato ad essa, lo faremo. Per il momento riassumiamo semplicemente che nel 1989 Warner Brothers aveva prodotto e distribuito nei cinema il film Batman di Tim Burton. Splendido, ed ebbe un successo veramente strepitoso che convinse la Warner Brothers a produrre un seguito di nuovo affidato a Tim Burton ed anche una serie animata che uscì in televisione proprio nello stesso anno del seguito Batman Returns, quindi nel 1992. Warner Brothers produsse la serie animata per portare avanti il trend lanciato da Tim Burton anche su una fascia di pubblico eventualmente più piccola e con strumenti diversi, ma forse il progetto le sfuggì di mano, perché la nuova serie animata non era un seguito, era un prodotto nuovo che viveva di vita propria, un vero capolavoro. Venne affidata a Eric Radomski, un produttore della Warner Brothers, e a Bruce Timm, un veterano dell'animazione che aveva già lavorato negli anni 80 per la Filmation, ai Dominatori dell'Universo, Bravestar, aveva lavorato ad altre serie animate anni 80 come i Real Ghostbusters e dopo un periodo meno fortunato era atterrato in Warner Brothers, dove aveva dato il suo contributo anche agli Animaniacs o ai Tiny Toons. In questa occasione Warner Brothers aveva investito molti soldi per la serie animata e aveva anche lasciato una certa libertà creativa a Bruce Timm. Il risultato è stato un prodotto veramente fuori dagli schemi, non rispettava in nessun modo gli standard di una serie animata televisiva dell'epoca. Il character design, tanto per cominciare, aveva uno stile, un'impronta molto forte, era un vero lavoro di design, letteralmente affidato quasi interamente alla mano di Bruce Timm e ad alcuni collaboratori veramente illustri. Le sceneggiature erano profonde, interessanti, creative, perfette per un bambino ma tanto adulte da poter essere apprezzate da qualunque fascia di età. In più occasioni la fedeltà al fumetto veniva tradita completamente per riscrivere dal nuovo i personaggi dotandoli di una dignità e di una profondità che non avevano mai avuto. E per raccontare le loro storie si avvalsero di un'animazione e di una regia che non si ponevano alcun limite e di splendide colonne sonore curate da Danny Elfman e da Shirley Walker, compositori di grandissimo talento. Il risultato fu un vero e proprio capolavoro televisivo che durò dal 1992 al 95, ma che lanciò una sorta di saga di serie animate dedicate ai personaggi DC Comics, tutte curate da Bruce Timm e tutte eccellenti. Ad occuparsi delle action figure tratte dalla serie animata fu di nuovo Kenner, che si era già occupata del film di Tim Burton in maniera postuma nel 90 con la sua Dark Knight Collection, e in realtà negli anni 80, nell'84, la stessa compagnia Kenner aveva dedicato una splendida linea di giocattoli ai personaggi DC Comics, incluso Batman, la Super Powers Collection. Abbiamo recensito un bel po' di tutte queste linee, trovate tutti i nostri video qui su YouTube. Trovate anche un video dedicato al primo Batman di Tim Burton in versione giocattolo, quello prodotto da Toy Biz nell'89. Il primo assortimento di pupazzetti del 1992 comprendeva 6 personaggi. Avevamo il Batman base, lo splendido Combat Belt, un bellissimo Batman alternativo, il Turbo Jet, un Robin decisamente brutto e poi 3 cattivi. Due facce, Two-Face,
Pinguino e l'Enigmista. Nessun Joker nel primo assortimento. Ci può sembrare strano, ma è chiaro che Warner Brothers abbia fatto pressione per inserire nel primo assortimento lo stesso cattivo di Batman che era presente sui manifesti del film in uscita, Batman Returns, perciò il Pinguino. Ed iniziamo proprio da lui, Oswald Chesterfield Cobblepot, chiamato il Pinguino per via della sua fisicità, è un omino piccolino con il naso a punta e per i modi aristocratici ed eleganti questo abbigliamento, il vecchio frac. Inizialmente un ladro astuto, diventato poi un boss della mafia di Gotham City. Il personaggio fu creato ufficialmente da Bob Kane e Bill Finger e debuttò su Detective Comics numero 58 alla fine del 1941. Ufficialmente Bob Kane dichiarò di aver ispirato il look del suo nuovo personaggio alla mascotte delle sigarette Cool, un pinguino con il cappello a cilindro, ma si sa che le creazioni di Bob Kane non erano proprio di Bob Kane e guarda caso nel 1932 sulle strisce di Dick Tracy, un personaggio di fumetti che all'epoca era veramente molto molto popolare, aveva debuttato il personaggio di Broadway Bates, che ha esattamente lo stesso aspetto che aveva una volta Pinguino nei fumetti, cambiava solo il modello di cappello. La versione del personaggio che abbiamo davanti adesso, quindi quella della serie animata di Batman del 92, costituiva un'eccezione sulla serie. Infatti, il design che abbiamo visto non era quello proposto inizialmente da Bruce Timm, che era molto più simile a quello tradizionale dei fumetti. Invece Warner Brothers gli impose di rimanere fedele a quanto ridisegnato da Tim Burton per il film Batman Returns e dobbiamo dire meno male, perché l'intuizione di Tim Burton era molto molto migliore. I pupazzetti di questa linea sono nella scala dei 5 pollici, ma giustamente Oswald Cobblepot è ben più basso. Il nostro pupazzetto ha un elegante cappotto, mantello in modello ottocentesco, possiamo rimuoverlo e in stoffa calza in maniera decente sul personaggio, non eccellente, ma andrà bene così, e se non altro essendo stoffa non impedisce in nessun modo i movimenti al giocattolino. Ed ecco qua il nostro pinguino senza il cappotto, non fa freddo qua dentro. Ha i 5 punti di articolazione che ci aspettiamo dalla Kenner degli anni 90, quindi ruotiamo la testa, muoviamo le braccia in avanti e indietro e muoviamo le gambette in avanti e indietro. Su di lui non notiamo grosse carenze di colore, hanno dipinto tutto ciò che era necessario e la tavolozza utilizzata è molto azzeccata, sono tinte che bene si prestano alle atmosfere della serie animata. La scultura non è eccellente, la testolina lascia un po' a desiderare, ma abbiamo visto di peggio. Le manine deformi a tre dita che richiamano le alucce di un pinguino sono un richiamo diretto molto evidente al design di Tim Burton. Ricordiamo che quella versione di pinguino interpretata da Danny DeVito non era la prima incarnazione del personaggio, che si era già visto nella mitica serie animata di Batman degli anni 60, interpretato da Burgess Meredith, l'allenatore di Rocky, in una veste che era molto molto simile a quella che si vedeva all'epoca nei fumetti. Quando rimuoviamo il cappotto notiamo che sulla schiena del personaggio fra le scapole c'è un forellino, perché qui andrà inserito anche il suo accessorio. Eccolo qua, un cannone lancia ombrelli. L'ombrello è qualcosa che il personaggio di Pinguino ha sempre avuto con sé dal suo debutto nei fumetti. Il cannoncino ha un design interessante, azzeccato per il personaggio, ricorda un po' la serie animata, in realtà anche ricorda l'estetica del film del 1992. Bombato in questo modo ci rimanda un po' agli anni 30, all'Art Deco. La testa dell'ombrello, il proiettile che verrà lanciato, è un grosso disco di plastica sul quale vediamo effettivamente la parte ad ombrello vera e propria, che è in grado di girare liberamente, ha questa spirale disegnata sopra per dare l'idea di un ombrello ipnotico con cui lui riuscirà forse a mandare Batman in stato catatonico. L'ombrello ipnotico è di nuovo un rimando diretto al film di Tim Burton, ma l'idea di avere un gadget nascosto nel suo accessorio è invece una tradizione per il personaggio. Il funzionamento del cannoncino Kenner è un classico del giocattolo, si era già visto mille volte. Allora, incastriamo la punta ad ombrello e diamo un po' di giri in senso orario per caricare la molla. E quando avremo deciso che ce n'è abbastanza, diamo una bella botta al pernetto nero qua dietro per far partire l'ombrello facendolo anche ruotare. Il cannoncino può essere eretto sulle braccia del personaggio avvolgendole con queste due pinzette nere. È un sistema che Kenner ha utilizzato parecchie volte nei primi anni 90 e che non trovo molto felice.
E passiamo a Riddler, l'enigmista creato da Bill Finger e Dick Sprang, aveva debuttato su Detective Comics numero 140 nel 1948. Il personaggio era quello di un truffatore e ladro ossessionato dagli indovinelli, tanto da lasciarne alcuni come indizi per Batman e Robin, e una volta risolti avrebbero permesso al dinamico duo di rintracciarlo. Il personaggio era stato reso popolare dalla serie televisiva di Batman degli anni 60, quella con protagonista Adam West, che aveva in realtà dato tanta visibilità al personaggio di Batman. Senza quella serie TV probabilmente il nostro uomo pipistrello non esisterebbe più. Nella serie l'enigmista era interpretato da due attori diversi, a seconda dell'episodio era stato per lo più Frank Gorshin, ma in un'occasione era anche stato John Astin, il Gomez della famiglia Adams. Tradizionalmente l'enigmista indossava una calza maglia verde piena zeppa di punti interrogativi neri e poi una mascherina da ladruncolo di colore viola. Così lo abbiamo visto anche nella serie TV anni 60, ma già in quella serie era stato introdotto un abbigliamento diverso su richiesta dello stesso Gorshin, una sorta di abito elegante verde pieno di punti esclamativi con un bel cappello a bombetta. E sembra che il design della serie animata si rifacesse proprio a quell'abbigliamento. E costituiva un'eccezione nella serie del 92, perché questo character design qui non viene da Bruce Timm, bensì dal grande Mike Mignola, Mignola forse lui lo leggerebbe, l'autore di Hellboy. Il pupazzetto Kenner è uno dei più belli della linea di giocattoli. Sono riusciti a scolpirlo mantenendo perfettamente l'aspetto che aveva nella serie animata. Molto molto carino, belle le proporzioni e bella anche la posa adatta al personaggio. Sappiamo quali articolazioni aspettarci. Possiamo ruotare la testa, muovere le braccia in avanti e indietro, muovere le gambette in avanti e indietro. È molto semplice, ma è quello che serve e in generale, siccome è stato scolpito, come dicevo, molto bene, il giocattolo si presenta elegante, proprio carino. Facciamo attenzione quando lo maneggiamo, lui e anche tutti gli altri. Kenner per questa linea utilizzò pessime vernici che vengono via molto facilmente, in particolare il nero, possiamo sfregarlo con le dita per ritrovarcelo tutto sui polpastrelli. Troviamo due accessori con lui e uno un semplice bastoncino da passeggio in plastica verde. Il personaggino è in una posa particolare che gli permette di appoggiarcisi su, se si riesce, o semplicemente di metterglielo in mano. In ogni caso è molto carino a vedersi. E l'altro accessorio del nostro enigmista è un cannoncino a molla classico a forma di punto interrogativo, però quindi capiremo subito che si tratta di un accessorio dell'enigmista. Con lui abbiamo anche il missilino che darà il puntino sotto al ricciolo ed ecco il nostro question mark, molto carino. Premiamo il bottoncino viola per sparare contro l'uomo pipistrello. Indovina, indovinello, chi è più forte del pipistrello? Beh, questo cannone decisamente. Vediamo ancora che il cannoncino ha un'impugnatura qua sotto per l'attacco e un'altra qua sopra per essere trasportato come se fosse una valigia. Ed ultimo, ma non ultimo, vediamo Harvey Dent. Two-Face per noi due facce. Il personaggio fu creato da Bob Kane e poi scritto da Bill Finger per il suo debutto su Detective Comics numero 66 dell'agosto 1942. E una curiosità non molto nota è che in realtà non si chiamava Harvey Dent, si chiamava Harvey, detto Apollo, Kent. Di lì a breve il suo cognome fu sostituito in Dent, molto probabilmente perché alla DC Comics c'era già un altro personaggio che di cognome faceva Kent. Harvey era un integro procuratore distrettuale che combatteva la criminalità organizzata e proprio quando stava lavorando ai danni del boss Sal Maroni, questi lo sfigurò gettandogli addosso dell'acido e scaturendo così una nuova dualità non solo nell'aspetto ma anche nella personalità di Harvey Dent. Mezzo buono e mezzo cattivo, mezzo ragionevole e mezzo pazzo, affida le sue decisioni alla sorte, lanciando per aria una moneta che ha sfregiato su una faccia e a seconda di come atterrerà, sulla faccia buona o su quella sfregiata, lui deciderà se comportarsi da buon Harvey o da malvagio due facce. Il personaggio veniva appena citato nel film Batman di Tim Burton del 1989, interpretato da Billy Dee Williams, e lo vediamo per la prima volta in carne ed ossa come un vero e proprio due facce nel film Batman Forever del 95. Ricordiamo però che quel film era molto snaturato, voleva riprendere il tono volutamente sciocco della serie TV anni 60, di conseguenza anche il due facce che abbiamo visto interpretato da Tommy Lee Jones aveva ben poco di serio.
Per la serie animata del 92 un incidente con l'acido non sarebbe stato sufficiente a giustificare un tale cambiamento nella personalità. In questa serie Harvey Dent è una persona apparentemente molto equilibrata, ma che dopo anni di soffocamento e repressione della sua rabbia ha sviluppato un disturbo dissociativo della personalità. La situazione è più o meno sotto controllo, ma vista la sua posizione di procuratore distrettuale le fonti di stress non mancano, non solo nella vita privata. E quando il malavitoso Rupert Thorne riesce a rubare i registri delle sue sessioni di psicoterapia per ricattarlo, Harvey perde il controllo e lo aggredisce. Nel confronto interviene anche Batman, ma non è sufficiente, e la colluttazione termina con una esplosione che lascia Harvey sfigurato, per ironia della sorte, per metà. Il pupazzetto Kenner riprende abbastanza fedelmente il design del personaggio che abbiamo visto nella serie animata, riprodotto in maniera un po' semplicistica, però ad esempio sulla mano non abbiamo nessun dettaglio, mentre invece era sfigurata anche quella nella serie animata. Le proporzioni tutto sommato ci sono, mi è sempre piaciuto il colore utilizzato da Kenner per la parte chiara del suo abito, perché non è bianca, è di un azzurino molto chiaro, tende a ingiallire un po' negli anni purtroppo, ma il colore originale mi ha sempre ricordato quello della tutina di Winston dai Real Ghostbusters dell'86. Ho sempre trovato divertente già di per sé l'estetica di questo personaggio, essere così spaccato a metà, e questo giocattolino, se non altro, era dipinto anche dietro la schiena. Questa qualità non era presente su due facce prodotto da Kenner per il film Batman Forever, che era disperatamente colorato solo sul davanti, molto brutto. Le articolazioni le conosciamo, possiamo ruotare la testolina, darvi due facce e guardare la parte mostro o la parte normale, possiamo muovere le sue braccia in avanti e indietro e le gambette in avanti e indietro. Stessa cosa anche sul lato sinistro chiaramente, ma occhio perché tutto il nero che vediamo è stato dipinto con la terribile vernice nera utilizzata da Kenner per questa linea di giocattoli, vi resterà appiccicata alle dita. Dare al nostro Harvey una minuscola moneta da impugnare sarebbe stata una pessima idea, una di quelle che vediamo solo nei pupazzetti per collezionisti. Fortunatamente Kenner pensò ad un espediente e così la monetina di Harvey due facce appesa ad una catenella che lui porta al collo. In realtà questo accessorio però era riciclato, era infatti la medaglia al collo dello sceriffo di Nottingham prodotto da Kenner per i giocattolini del film Robin Hood, Il principe dei ladri, quello con Kevin Costner. Il suo accessorio non è sofisticato, è fondamentalmente il solito cannoncino a molla, ma è molto ben intuito. L'aspetto è ispirato a quello delle mitragliatrici degli anni 30 forse, quelle che vedevamo nelle mani dei gangster nei vecchi film, chiaramente per la due canne perché tutto deve essere doppio per due facce, ma la vera particolarità è qua dietro. Sull'impugnatura abbiamo una rotellina girevole ed un'etichetta, leggiamo Fire oppure Safe. Se la rotellina è orientata su Fire, il grilletto a gioco possiamo premerlo e lanceremo il dardo ai danni di qualcuno. Se invece la rotellina è impostata su Safe, non c'è gioco, non possiamo premere il grilletto e due facce non farà male a nessuno. L'esecuzione purtroppo però non è eccellente, perciò il pernetto spinto dal grilletto ostacola il movimento della rotellina. Sarebbe bello poterla fare girare liberamente e lasciare alla sorte la decisione se sparare o meno. Non saremo in grado di farlo e per impostarla su Safe dovremo fare uno sforzo. Il proiettile da lanciare ha due teste, giustamente, ed è realizzato nella stessa plastica di un rosso molto molto brillante che hanno utilizzato per il grilletto del cannoncino, quindi carichiamo il cannoncino e premendo il bottone spareremo. Se è così che il destino ha voluto, ad esempio in questo momento non ci si riesce, andiamo su Fire, molto meglio. E eccoli qui i nostri i tre cattivoni che sono stati i nostri compagni di gioco così tanto tempo fa, proprio questi tre pupazzetti. Ma a noi due qui, a Liprandi, non piace lasciarci accecare dalla nostalgia. La nostalgia non ha nulla a che vedere con questo canale né con la nostra collezione. Perciò cerchiamo di vedere i giocattolini per quello che sono realmente. La serie animata di Batman del 1992 curata da Bruce Timm è stata un vero e proprio capolavoro, c'è solo da studiare, da imparare a guardarla, era una meraviglia senza precedenti. La linea di giocattoli prodotta da Kenner era il minimo indispensabile, nulla di più, faceva parte già della produzione Kenner anni 90, molto molto tirchia, ridotta all'osso.
L'aspetto di alcuni personaggi era azzeccatissimo, bellissimo l'enigmista, splendido il Batman Combat Belt, Pinguino è già bruttino, il Joker non somigliava molto alla serie animata, accettabile il nostro due facce, non abbiamo in collezione il Robin che faceva parte del primo assortimento perché era veramente pessimo. Kenner pensò addirittura di riciclare interamente la corporatura di Robin che aveva realizzato per i pupazzetti dei film Batman Returns, con un corpicino ultra dettagliato con le vene scolpite sui muscoli, qualcosa che nel panorama estetico della serie animata di Batman era veramente un pugno nell'occhio, tanto che già da bambino me ne accorsi. Non sono giocattoli brutti, insomma, ma non hanno niente di più di quanto offrissero tutte le altre compagnie dell'epoca, anzi, tendenzialmente, in una confezione Playmates, ad esempio, si pagava la stessa cifra per avere molto di più. Come sempre noi saremo molto lieti di rispondere a tutti i vostri commenti, tutti, qui sotto su YouTube, su Instagram, su Facebook, scriveteci anche su Gmail. Prima o poi riusciremo a organizzare anche delle live per avere uno scambio diretto con voi. Se il video vi è piaciuto, cliccate su mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale. Non costa nulla e aiuta il canale a rimanere in piedi. Noi stiamo cercando di mostrare un po' per volta la nostra collezione di giocattoli, che è molto vasta e soprattutto viene proprio dal nostro cuore. Ciao!